Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Ecco, un saluto appunto al Piccino, lo ringraziamo come al solito. Allora, oggi vorrei appunto parlarvi tanti commenti mi è stato chiesto di quanto dobbiamo inclinare il corpo appunto rispetto alla moto. È chiaro, come sempre ho detto, che dobbiamo inclinare il corpo più della moto, perché naturalmente dobbiamo sporgendoci facciamo appunto inclinare la moto. Lasciate perdere tutti quelli che vi dicano spingere sulle pedane, tutte quelle cose lì, tanto viene tutto da sé. In pratica, quando vi spostate, soprattutto la testa, voi automaticamente vi spostate. Di quanto? Allora, ci sono due modi, oggi vi faccio vedere due modi per capire di quanto bisogna inclinarsi. Allora, uno è quello di guidare con una mano sola, cioè praticamente stare leggeri con la mano del gas costante, e sporgersi con il corpo. Quando rimanete in equilibrio, quello è la giusta inclinazione. Quindi, in base al raggio della curva e in base anche alla velocità, l'inclinazione del corpo sarà sempre diversa, e però la trovate in quel modo lì. Ora vi faccio vedere come. A questo punto io senza praticamente fare una marcia faccio la curva solo con il corpo, senza spingere sul manubrio. Ecco, ancora leggeri sul manubrio e appunto facciamo la curva soltanto con il corpo. Vedete, questa è l'inclinazione giusta, fatta con il corpo in base appunto al raggio e in base alla velocità. Il secondo esercizio, che appunto vi può dare un'idea dell'inclinazione appunto del corpo, è quella di andare di guidare la moto in piedi. Allora, se si guida la moto in piedi, naturalmente siamo più leggeri sul manubrio, comunque cerchiamo di non forzarlo. A quel punto lì ci spostiamo naturalmente per fare la curva. Ecco, quell'inclinazione lì che abbiamo con il corpo, se ci mettiamo a sedere, quella è l'inclinazione giusta che il nostro corpo deve avere in base a quella curva lì, a quella velocità. Ora vi faccio vedere. Ecco, a questo punto proviamo a fare la curva in piedi e vediamo un attimino, ecco, l'inclinazione che deve avere il corpo, no? Ecco, ci spostiamo, vedete? E questa è la curva appunto che facciamo in base alla circonferenza, in base al raggio, in base alla velocità, soprattutto, ecco, spingendo come sempre con la testa. Ora, a questo punto io giro e facciamo l'ultimo passaggio. Ecco, questo è l'ultimo passaggio che facciamo, vedete? Allora, leggeri sul manubrio, ci incliniamo, vedete, e via. E questa è l'inclinazione appunto che deve avere il corpo, e vedete che viene tutto da sé, non c'è tanto bisogno di spingere, cioè di concentrarci sulle gambe o cioè spingere sulle pedanine, tutte queste cose qui. Ecco, viene tutto da sé. È chiaro che si spinge di più sulle pedanine, ma viene tutto in base alla pressione che facciamo inclinando il corpo. A questo punto non ci rimane che ringraziarvi, insomma, per aver visto questo video. Se avete delle domande, appunto, scrivetele sotto, e insomma io cerco poi piano piano di rispondervi. E a questo punto, insomma, se vi è piaciuto mettete un like come sempre, e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Alla prossima settimana, ciao a tutti. Ciao.